Carissime amiche, le amiche di Ade Gabri, oggi andremo a fare un bellissimo tutorial di riciclo. Questo è il vaso della mia crema, della maschera dei capelli. E io, siccome queste cose non le butto, perché queste, guardate, sono cose dove possiamo fare dei piccoli oggettini bellissimi, bellissimi. Andremo a rivestire questa scatola di plastica. La ricamiamo sul coperchio, ci mettiamo il merletto, la dipingiamo in tutto in pochissimo, ma pochissimo tempo. Ci sporchiamo, perciò vi mettete un bel grembiule come ho fatto io. Ho tirato fuori questo vecchio lavato e stirato che usavo in negozio quando facevo questi lavori dove uno si sporca le mani, poi ho sbadata come sono, vado sempre a finire che mi impatacco. Ecco, vedete il baule della nonna. Andiamo! Non riesco a mettere in pausa. Niente da fare. Ok, io mi metto i guanti perché qui ci sta da sporcarsi le mani. Questa è una pittura acrilica, io uso questo, guardate, questo qui. Questo è buonissimo. Io ci dipingo la stoffa, ci dipingo qualsiasi cosa, ok? Il legno, la plastica e via discorrendo. Allora, chi vuole vedere come dipingo con questi colori va a vedere il tutorial numero 1 sui colori e sui pennelli. Andiamo. Pezzetto di spugna che l'ho tagliata da quella per lavare i piatti. Intingiamo sul colore che abbiamo intenzione di dipingere sulla nostra parte, sul nostro coso di plastica e puntecchiamo così, semplicemente. Se ci piace più in evidenza, lo facciamo. Aspettate che lo appoggio qui. Vedete? Allora, senza andare dove poi noi andremo a mettere, il coperchio, perché se no prende spessore e noi non ce la facciamo più ad avvitare il nostro coperchio. Ecco qui, un po' di pazienza, dipingiamo. Io l'ho fatto rosa per il semplice motivo che poi ve lo faccio vedere. Ah, non andiamo sotto, non serve ad andare sotto. Viene tutto un po' così miscelato, maculato. Non andiamo né sotto né intorno al pezzo dove noi dovremo andare ad avvitare il nostro tappo. Posso mettere in pausa, se no un patacco tutto, ragà. Oh, noi qui ci potremmo mettere un'altra nuvolata di colore, eh? Che cosa? Magari il nostro bianco per creare una sfumatura. E adesso vi faccio vedere. Prima però mi tolgo i guanti. Guardate già. Oh, ci togliamo i guanti, prendiamo l'altro colore, che se no se non posso mettere in pausa con i guanti. Questo è il telefonino, è touch. Ok, ho preso il bianco perché andrò a fare delle sfumature con il bianco. Attingiamo, vedete? E puntecchiamo. Allora, io adesso il coperchio, lo sapete perché uso il rosa? Perché andrò a fare dei fiorellini con dei nastrini rosa per rifinire il mio coperchio. Non buttate contenitori di plastica, delle creme per i capelli, per... Lo sapete che noi tanto ne usiamo tante di sta roba. Guardate come sta venendo caruccio. Puntecchiando con una spugnetta di plastica per lavare i piatti. Ecco, guardate, vedete? Ok, tolgo tutto, facciamo asciugare
Per asciugare veloce, noi prendiamo il phon e abbiamo fatto. Metti in pausa. Ok, il nostro tappo, se noi ce lo... A parte il fatto che è sempre meglio ammorbidire, imbottirlo un po', perché è più bello, rimane meglio. Se... Anche perché se noi ci vogliamo fare un portaspilli, lo foderiamo con i dischetti, i dischetti che abbiamo per struccarci. Oppure con della gomma piuma, ma io adesso la gomma piuma non ce l'ho e preferisco metterci i dischetti. Questi sono quelli che sono rimasti un po' così dentro all'armadio. Sapete che la magari si apre la busta, un sacco di storie. Li mettiamo un po' così, capite? Li sormontiamo uno sull'altro in modo da fare come una specie di così. E continuiamo di promontorio, mi capite? In modo che il nostro barattolo viene un po' con questa punta. Vediamo un po' se ci vogliamo mettere le spille. No, ci vuole un altro strato, perché se no quello è poco. La spilla, a parte quella, è molto lunga, ma meglio abbondare che non deficere, com'è che dico io. Già questo, un bello strato, ce le possiamo mettere le spille. Ok, questo lo postiamo da una parte, il contenitore si sta asciugando e noi adesso metto il video sulle mani e andiamo a ricamare col telaietto queste piccole roselline di con il nastrino, ok? Vediamo, questo la colla la possiamo togliere. Allora, per ricamare le roselline, questo togliamo subito. Voglio utilizzare questi nastrini. Guardate come sono sottili, vedete? Questo quando sarà? È quello più fino in assoluto. È mezzo centimetro, sono tutti nastri, vedete, giallo. Io ho tirato quello che avevo. Il rosa è questo pallido qui, però c'ho pure il rosso. Voglio creare delle roselline e adesso vi faccio vedere come. Prendiamo un pezzo di stoffa, ok, questo lo vado a spostare, poi in bagno asciugo col fono e voglio prendere un pezzo di stoffa. La stoffa che io ho preso è una stoffa piuttosto, diciamo, morbida, sfittarella, perché noi ci dobbiamo lavorare con i nastri. L'ago delle maglie, un po' aguzzo, perché adesso vi faccio vedere il perché. Così noi non sforziamo quando lavoriamo con il nastro, vedete come penetra bene? Guardate, se invece la stoffa, io avevo preso una stoffa molto più serrata, il nastro non mi passava e dovevamo sforzare. E quando uno sforza, poi dopo si destabilizza tutto il lavoro, ok? Perciò io ho preso delle rimanenze di questi di merlettini così sottili, punto e basta. Un po' di merlettino che poi ci andremo a rifinire qua e là il nostro contenitore e adesso giro il video sulle mani. Allora ragazzi, ho posizionato il video sulle mani. Io ho questo telaietto piccolino, lo trovate anche in questi mercati a poco prezzo, questi sono i miei vecchi come il cucco, anche se non li ho usati soltanto per il ricamo a mezzo punto, perché io quando ero ragazza, diciamo che il primo amore è stato quello, il mezzo punto. Ci passavo le ore, ho inquadrettato tutte le case delle mie zie, delle mie nonne e facevo sto lavoretto di pazienza, riempivo sti disegni. Allora, il telaio, prendo un pezzo di stoffa, l'avete visto, e lo piazzo in questo modo. Metto uno dentro un altro. E stringo, vedete, c'è la vitarella qui. No, stavo guardando se avevo messo abbastanza serrato. Oh, questo non è un ricamo raffinato perché lo facciamo col nastrino, però quando voi fate i ricami a mano,
La stoffa va tirata sotto, lo vedete? Fate così, stringete, tirate, tirate in modo che il telaio risulti come un tamburello, Ok, una volta che abbiamo tirato, vedete? Ancora adesso riusciamo a girare. E così dovete fare con i telai della ricamatrice, se avete delle ricamatrici. La stoffa va tirata, non deve sballonzolare. Ok, adesso che cosa facciamo noi? Prendiamo il nostro centro, all'incirca sarà qui, o se no lo misuriamo con il centimetro, e cominciamo a fare con un tappo dell'acqua. E dove stiamo? Dove sei, Dambela? Eccolo qui, nella bottiglietta piccola. Facciamo dei cerchiettini. Magari come li facciamo? Ne facciamo uno, due, tre, non di più, perché il nostro tappo. Anzi, dov'è il tappo? Io perché faccio sempre tutto a occhio, però per farvi capire che voi piazzate il vostro tappo qui sopra. Adesso l'ho portato in bagno per asciugare. Eccolo qua. Vedete? Noi dobbiamo rimanere entro questa grandezza. Ci possiamo fare dei piccoli segni, e non andare oltre il nostro tappo. Eccolo qui. Perciò noi prendiamo la metà, il centro, e cominciamo a disegnare questi piccoli cerchietti. Magari ne facciamo uno, due, tre. Ok, con la matita noi facciamo tre cerchietti così. Due, magari due sopra e due sotto. Queste vengono tre belle roselline. Ma vedrete che noi le facciamo in pochissimo, ma pochissimo tempo. Ecco qui, fatto. Adesso noi prendiamo il nastrino di nostro gusto con l'ago. Abbiamo preso il lago delle maglie, l'ho fatto vedere pure prima, e cominciamo a fare questa cosa. Noi dobbiamo creare 5 stanghettine. Adesso prima ve le disegno, va. Dal centro facciamo una, due, tre, quattro, cinque. Deve essere dispari, ok? Perciò uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Le stanghette devono essere dispari. E noi andiamo a fare le nostre roselline con il nastrino. Allora io inizio. Con un rosso, con il rosso. Allora, centralmente io vado a fare un ricamo dalla nostra rosolina, perché centralmente è sempre più scura il cuore perché c'è l'ombra, lo sapete, no? E allora il centro è più scuro e metto il rosso. Poi vado a mettere il mio rosa per sfumarlo. Io vi ho fatto vedere che qui ho fatto questi segni. Questi segni noi li dovremo marcare con un qualsiasi filo che abbiamo, se lo abbiamo di ricamo, perché quelli sono più resistenti, lo facciamo con quello. Se no, prendiamo un filo come questo, lo mettiamo doppio e amen. Mi capite? Lo raddoppiamo e ce ne freghiamo, facciamo con questo. E perciò, dato che questo è infilato, anche se non c'ha la cappiola, noi. Forse era meglio, però colorato dopo mi si vede, capite? Allora lo devo fare proprio in tinta. Allora, questo si va su e giù, su e giù. Ecco qui. Oh, da qui noi partiamo, rifacciamo le nostre 5 barrette. Una, ritorniamo centralmente. Io sono abituata senza telaio perché faccio prima, ragazze. Il telaio per fare un ricamo perfetto è ottimo, ma. E due,
Ma questo lo aggiusto meglio perché vedete è un po' storto come le mie tre. E 4 e 5. Ok, da qui passo su quell'altra parte, su quell'altra rosa. Mi direte che rosa è questa? Rosa mistica che mo se brucia. Lo diceva sempre mia nonna, rosa riferita all'amica. Mistica significa mescola che mo se brucia, sta a chiacchierare, capito? Ecco qui. Vedete? Già ho ripreso la mano col telaio e poi andiamo dall'altra parte. I passaggi dei fili sotto non ce ne frega perché noi dobbiamo foderarci un coperchio. Mi sta pure gustando, va. Devo ricominciare a ricamare a telaio. Sono 4. E sono 5. Ci blocchiamo qui. Blocchiamoci bene perché lo sapete che se no, quando noi andiamo a intramezzare il nostro nastro, qua va a finire che si stacca il filo e rimaniamo con mezza rosa fatta e mezza no. Perciò ecco perché io ci sto passando più volte. Ok, dopodiché noi tagliamo il filo perché questo non ci serve più. E adesso andiamo ad infilare il nostro ago eccolo qui, con il nastrino. E ho detto che inizio con il rosso, la mia rosellina. Rosa mistica che mo se brucia. Ok, raga. Iniziamo dal centro, abbiamo detto. Allora, io il nastro sotto mo non lo vado a serrare più di tanto, però lo tengo fermo con il mio dito perché poi magari lo posso rifermare di nuovo, perché se no mi viene il rotondino della rosa. Ok, guardate, vedete qua c'è la prima stanghetta, io ci passo sopra col nastrino, posso pure passare sotto, a me non me ne frega niente, ho sotto sopra. Il sistema è questo, se passo sopra con la prima stanghetta, passo sotto con la seconda. Aiuto! Aspettate che mi metto così. Sono passata sotto, qua vado sopra. E stringo qui sotto, qui sopra e poi viene naturalmente così. Mi sono spiegata? Eh? In modo che noi blocchiamo la nostra rosa. Il nostro caro angelo si ciba dire, dice poi. Vedete come si fa subito? Oh, allora, in questo sistema voi ci potete passare con il filo da ricamo. È logico, prendete un moulinet tutto intero, perché se no, e quando finite a ricama questo?
Vedete? Oh, adesso che cosa faccio io? Vado giù, perché voglio cambiare sfumatura di colore. Mi blocco qui sotto, vedete? Adesso io gli faccio un nodino piccolino, poi dopo questo nodino verrà tolto e verrà bloccato con il filo, mi capite? In modo che mo non mi si scioglie, perché se no il nastro poi di raso può succedere, vedete? Soltanto giusto per non farlo camminare. Poi dopo con un agafilo io vado a chiudere questo mio nastrino. Allora, adesso cambio il nastrino. Oh, io qua ce l'ho pure più erto, però dopo non vorrei che mi viene. Ci vogliamo provare? Che viene fuori con quello più erto? Perché io l'ho fatto sempre con quello più sottile. Vediamo che viene fuori con questo. Questo è 1 centimetro, ragazze. Ci mettiamo questo fucsia, poi se vediamo che gira male, che non ci piace, noi lo cambiamo con quello più sottile. Proviamo. Siccome con questo lo dobbiamo finire, allunghiamo un po' il nostro lastro. Ok, iniziamo sempre da sotto, da dove avevamo lasciato, e cioè qui. Proviamo se passa il nastro. Vedete, sforza però. Allora, sempre solita solfa. Noi dovevamo andare, siamo andati sopra qui, no? Vedete? E dovevamo andare sotto. Aspettate che devo farlo uscire un altro po'. Perciò iniziamo sotto. E continuiamo. Se la rosa è tanto tanto più grande del nostro tappeto, guarda, è bellissima, altro che ti è. Allora questo sopra, questo sotto, mi devo concentrare, ragazzi. Scusate, che è molto molto grande. Noi che cosa facciamo? Prendiamo, allora sotto, sopra, non posso parlare. Sono andata sotto, qua vado sopra. Ah, invece appunto, se è tanto tanto grande, noi la nostra rosa, invece di farci 5 stanghette, ce ne facciamo 7. Ok? Vedete come si sta chiudendo? Come un bocciolo? Allora, sotto, sopra, sotto. Dobbiamo stare attenti un po' a concentrarci. Questo sotto, questo sopra. Fino ad arrivare al nostro cerchio, il nostro rotondo. Sotto, sopra. Guardate come sta venendo bella. Con il centro rosso. Oh, stiamo attente quando ricamiamo a non prendere il nastro perché sennò si rovina tutto. Non male, ho fatto una bella infilzata lunga. Sotto, sopra, sotto, sopra.
Sempre le stanghette, se ne facciamo di più, sempre dispari, ok? Io penso che adesso basti. Giriamo qui sopra e scendiamo sotto. Ci blocchiamo. Eccola, la vedete? Poi qui non lo, adesso la leghiamo così, poi con aghe e filo, col filo non le andiamo a cucire questi nastri. Ok? Ecco, e adesso vado a fare le altre due roselline, sempre con lo stesso sistema. Ecco, guardate, qui ci ho messo tre sfumature di colore per distaccarle un po', ok? Adesso ci andiamo a fare delle foglie appunto margherita, sempre col nostro nastino, che poi verrà attaccato sotto, ve l'ho detto, a che filo, ma nel mio caso non lo faccio perché devo coprire un coperchio. Ok, vado giù. Ritorno sul mio punto di partenza. State attente perché, adesso ve lo dico subito, a non prendere i nastri. Tiriamo, vedete, c'ho il dito? E vado. Scusate, ma sto scomoda un attimo. Guardate, saltiamo da quest'altra parte, facciamo altre fogliette. Allora, qui non ci possiamo mettere, vedete quante perle, quanta roba? Ci possiamo mettere un po' di paillette, ci possiamo mettere le perline e rendiamo una cosa proprio super super carinissima. Allora, sempre qui, occhio, non prendiamo i nastri. E saltiamo dall'altro lato, poi magari dentro alle foglie oppure ai cuori delle rose noi ci possiamo andare a mettere le nostre paillette. Ok ragazze, ho ritagliato il pezzo e il mio ricamo lo vado a mettere, lo vado a cercare, a piazzare proprio al centro del mio tappo. Vedete? Voglio controllare se la mia colla si era staccata. Continuiamo ad incollare bene. Incolliamo pure questa parte, vedete, il laterale, perciò adesso scendiamo con la nostra stoffa e incolliamo il laterale senza però andare a incollare troppo, perché sennò non riusciamo ad attaccare il nostro coperchio. Io adesso sto facendo con una mano sola perché quell'altra c'ho il video. Avete capito? Adesso io con calma me lo faccio, faranno tutte pieghette, ma noi adesso lo andiamo a coprire e vi faccio vedere come. Eccolo, lo vedete ragazze? Adesso io vado a tagliare tutta la mia eccedenza di stoffa. Avete capito? Tutto intorno. Ok ragazze, a questo punto io prendo il mio nastrino e vado a rifinire tutto il giro del tappo. Qua non ci faccio il puntaspilli, mi dispiace, ma io qua mi ci metto la bigiotteria
E metto la scatola sulla camera da letto. Non è caruccia? Eh? Ce l'abbiamo di portaspilli qua dentro. Abbiamo fatto la coccinella. Ok. Abbiamo un merletto di avanzo? Andiamo col merletto d'avanzo. E lo veliamo questo nastro. Pensate che quella stoffa con cui ho messo è una stoffa tessuta a mano. È bellissima, eh. Ok, andiamo a fare pure sto lavoretto. Ok, per le piatte e cordoncino. Allora, questi sono piccoli oggetti che se li facciamo, li dobbiamo fare belli e pieni di particolari. Ok? Ok, cordoncino dappertutto. Pom pom mini con un fiocchettino. E chiudiamo il nostro tappeto qui. Smalto per unghie con lo sbrilluccico. Andiamo a passare così noi blocchiamo la nostra pittura e la blocchiamo, ok? Prendiamo magari un pennello più grande, ma tanto si fa subito lo stesso, ragazzi. Io ci ho dipinto un tavolo con lo smalto, perciò. Ok, ragazzi, andiamo a fare la stessa cosa. Intorno ci mettiamo, rifiniamo ben bene col nostro cordoncino, col nostro merlettino, tutto intorno al nostro contenitore che ho asciugato con il fono. Andiamo. Adesso l'ultimo tocco, il nostro merlettino. Oh, scusate che ho tagliato male. Tutto intorno. Ultimo passaggio. Questo è il merlettino. Allora, ragazze, se uno sa di fare una comunione per una bambina fra un anno, fra 2 anni, sa che magari tu usi sempre quella crema di capelli, tanto noi ce ne mettiamo, no? Le usiamo. Fate 4, 5, 6, 10 scatole e le rivestite. Sono delle bellissime bomboniere. Una volta lavate, una volta messe con i confetti, con quelle bustine proprio adatte per i confetti, guardate che cosa sta venendo fuori, una bomboniera bellissima. Ok, piccole rifiniturine, quella, poi se vediamo che magari da una parte non ci è venuta fatta bene, come si chiama, come qui, rifiniamo, mettiamo un po' di colla, ecco, queste sono le ultime rifiniture. Se no, ci possiamo mettere sopra una perla piatta. Aspettate un attimo, perché se no ci si incolla. Ecco, vedete quando è venuta graziosa? Con pochissimo materiale, ricontrolliamo bene tutto. Guardate. Possiamo levare pure questo tappo qui. Però dopo se lo leviamo non è che va troppo giù il tappo. Lasciamolo così. Magari questo lo facciamo per prototipo, gli altri verranno senz'altro meglio. Guardate, quant'è belletta, quant'è caruccio. Io questo lo metto sulla mia camera da letto e dentro ci metto gli orecchini. Le varie cianfrusaglie che noi donne abbiamo. Allora, ragazze, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Da una semplice e anonimo scatola di plastica per i capelli, contenitore, noi abbiamo creato una bellissima scatoletta personalizzata con ricamo dei nostri nastrini,
Molto, molto, molto caruccia. Mettete mi piace, condividete, fatemi la pubblicità. Potete ancora abbellirlo ulteriormente con delle perline dentro. Insomma, ecco, però io penso che è così. Guardate sto pittorico, a due colori, quant'è caruccio. Lo dobbiamo. Guardiamo tutte le cosette e aggiustiamo. Vedete? Ta-dam! Ci mettete i confetti. Pronta una bellissima bomboniera. Iscrivetevi numerose, guardate i miei tutorial fino alla fine, non andate zombacchiando. Oddio, raga. Oh, è un modo come un altro per stare insieme e per farsi due risate, perché io così mi rilasso. Ciao!